Ciao a tutti amici, eccomi qua il vostro Lollo nuovamente, oggi con una stupenda novità. È appena uscita, sì, Assassin's Creed Odyssey, ragazzi, il neonato dell'Ubisoft, lo portiamo oggi in una nuova rubrica, come avete anche visto dalla miniatura, ovvero alla scoperta di... Sì, perché oggi scopriremo questo spettacolare gioco, amici miei. Insieme vedremo un pochino di gameplay, vedremo di cosa si tratta, un po' le meccaniche di gioco e spero che con like e condivisioni, le vostre like e condivisioni possa crescere questo gioco e sarete voi a decidere se continuare o meno la serie sul canale, perché poi ne porterò varie di serie. A ottobre usciranno parecchi giochetti, tra cui anche Football Manager 2019. Adesso però partiamo immediatamente e tuffiamoci nella terra greca, ragazzi, tra Sparta e la Persia, tra gli spartani e i persiani, ragazzi. Vediamo di cosa si tratta. Dai, vediamo subito la grafica, ragazzi. Già è uno spettacolo. Ricordo, su PC, sempre e solo su PC. Re Leonida di Sparta, 480 a.C., battaglia delle Termopili. Dimmi, Dienece, sei mai andato a pescare con tuo figlio? No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Ma ora... andiamo a incontrare il destino. Spettacolo. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia di sangue, di sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha portati proprio qui, a questo momento. I persiani sono qui per renderci tutti schiavi. Io ho un'idea migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue. Che cosa ne dite, spartani? Per i nostri figli! Per le nostre figlie! Per Sparta! Fomento al massimo, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo! Vediamo cosa succede se ci fa combattere. Vuoi vedere un po' di meccaniche di gioco, dai? Facciamo un po' di gameplay, su, su! Bello comunque, mamma mia. Graficamente, complimenti all'Ubisoft. Profondità di gioco, mi hanno già detto, e ho già letto che è migliorato nettamente rispetto ad Origin. Subito, vai, vai, vai! E uno è andato. Doppio, doppio colpo. Mamma mia! Mamma mia, che spettacolo, ragazzi! Spettacolo! Guardate, guardate che spettacolo! Ma non ho mai colpito! Oh, adesso mi sembra abbastanza semplice, però forse... Ah! Invece mi ha fregato qua. Vieni qua. Vieni. Vai, bravi. Oh, oh! Devo schivare, schiva, Lollo, schiva, Lollo!
Vediamo che stiamo andando abbastanza bene, ma posso anche migliorarla. Oh! Schivato, vai! Vai! Vai, vai! Distrutto! Attenzione, attenzione, attenzione. Oh, dura, eh. Oh, l'ho fatti fuori tutti. Quanti ne mancano? Cioè, ragazzi, sto facendo il delirio. Oh, come ti permetti? Cioè, non lo faccio proprio respirare? Morto. Vai. Ma dovrebbe essere finita qua. No. Ancora continuano. Quanti sono? Dai, è finita. Ovviamente mi dava delle delucidazioni come colpire, questo è ovvio. Porterò la tua testa a Cersei. Cersei manda il suo gregge al macello. Vai. Vai. Spartano insolente, vieni a prenderla. Vai. Qui mi ha fatto male. Copriamo un pochino. Mio figlio combatte molto meglio di te. Quando avrò finito con te, tutti i figli di Sparta saranno schiavi di Cersei. I figli di Sparta preferirebbero morire. Vai, 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 vai. Non sei così forte senza il tuo esercito a proteggerti. Allora perché sanguini così tanto? Non è facilissimo. Questo è un po' più complicatino, ma meno male. Andato? Uno scontro facile per uno spartano. Va bene, a posto così. Andato, morto. Ed è solo l'inizio, ragazzi. Vediamo che fa, che succede. GDR di enorme potenzialità questo. Action GDR è veramente bello. Cersei conosce la via dietro la montagna. Arrivano. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo spartani. Quando non lo siamo? Spartani. Una parola che perderà significato quando Cersei spazzerà via la vostra razza dalla... Colpo semplice ma diretto. Questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare. Ma domani sarà un giorno che il mondo non potrà scordare, ragazzi. Ha ragione, mamma mia, mi sembra 300 il film.
Spettacolo. Ed ora? Protagonista. Eccola. Bella Sanna. Wow, incredibile lei, la credi che sia davvero la lancia? Sì, è lei. Il libro era messo praticamente sopra. Mai avuto un colpo di fortuna così. Ok, azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo, capo. Me ne occupo io. Vediamo. Giusto perché tu lo sappia, ho fatto delle modifiche dall'ultima volta. Ok. È impossibile stare al passo con la tecnologia. Posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima, se vuoi. Allora, ovviamente andiamo, ragazzi, a livello standard normale. Poi magari lo aumenteremo più in là, se vogliamo farci una serie su questo gioco. A me prende molto, eh. Ma intanto facciamo normale. Un passo alla volta. Esatto. D'accordo. Se vuoi qualcosa di più intenso, posso sempre regolare le impostazioni. Bene. Al momento. Bene. Questa Bene. Parte è per sapere quante informazioni vengono mostrate mentre sei nell'Animus. Facciamo modalità assistita e non esplorazione, con esperienza di gioco più tradizionale, indicatore di presenti e schermo obiettivi delle missioni segnalate automaticamente. Dammi, sì, certo. Tutte le informazioni che puoi, non voglio trovarmeli senza le indicazioni necessarie. Ha ragione Layla. Se ti aiutare, puoi sempre cambiare idea più tardi. Senti Layla, prima che tu vada. Se il libro ha ragione, questa lancia, questa storia, cambieranno tutto. Riponi tanta fiducia in una fonte piuttosto inaffidabile. Storico o no, quel tizio parlava di oggetti magici e volontà degli dèi. Non è Omero. Erodoto è il primo storico di cui si abbia notizia. C'è più verità nei suoi testi di quanto pensi. Quale modo migliore di trovare manufatti Isu che fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della progenie? Lo so, ma... Fidati di me. Forse hai ragione. La lancia, il libro, non significano nulla. Ma qualcosa mi dice che non è così e di certo non lascerò che l'Abstergo lo scopra prima di noi. Ma hai ragione. Comunque non abbiamo molto da perdere. C'è solo un piccolo problema. E sarebbe? Il manoscritto è in cattive condizioni, per usare un eufemismo. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Allora, mi fa scegliere tra Alexios o Cassandra. Io, ragazzi, vado verso Alexios, che assomiglia anche a Geralt di Rivia. Guardate. Guardate se non è così. È solo che è moro. Vai con Alexios, sì, deciso. Lui ci condurrà sulla strada giusta. D'accordo, capo. Siamo pronti a partire. Vai, andiamo al 431 a.C. Dai, andiamo nella storia. Guerra del Peloponneso. Buona fortuna. La guerra del Peloponneso, perfetto. Sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Dettagli storici perfetti. Non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria. Leggi il libro. Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Agli ordini, capo. Ecco la solita aquila. Isola di Cefalonia, 431 a.C. L'aquila del protagonista. L'aquila reale. Direi anche imperiale. Ci siamo, dai. Ci può stare qua. Nell'antica Grecia. Dove tutto è benizio. Dove la storia è benizio, ragazzi. Dai. Dove vai, aquilotto? Simbolo di grandissima forza, audacia, lealtà. Bella la grafica, guardate ragazzi che spettacolo. Musica greca in sottofondo. Navi, bellissimo. Complimenti all'Ubisoft, bel lavoro. Dove atterra l'aquilotto? Ah, eccolo là, il nostro protagonista Alexios. Canticchia? Faccia di merda! Ah, simpatici, chi sono? Quei furfanti? Chi sono questi? E mo gli facciamo proprio il culo, ragazzi. Il ciclope ha un messaggio per te. Il ciclope. Di al tuo capo che può infilarselo per la volta scorsa. Malaka!
Snob diceva che hai fegato! Facci vedere! Avvicinati qui e scoprilo. Dovresti saperlo. Tanto a destra mi dice magnifico pezzolo, abbiamo delle cosette che... Limiti. Devi imparare la lezione. Se il ciclope vuole darmi una lezione, ditegli di venire a darmela di persona. Bande. Non si scherza con il ciclope! Va bene, distrutti in 2 secondi e mezzo, ragazzi. Non c'è voluto molto. Settimana scorsa. Questa merda succede ogni settimana. Non può continuare così. Ah, grazie dell'avvertimento. Che ti è successo? Febe. Niente, Febe. Ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope? Non ha ancora imparato la lezione. A quanto pare no. Prego, accomodati pure. Hai fame anche tu, Icaro? Ah, Icaro. Ecco, il nome della culotta è Icaro. Credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te, Alexios? Forse potresti chiederglielo da parte mia. Ah, ok. Adesso ti fa uscire, quindi la parte ruolistica del gioco. Ancora questa storia, oppure lo chiederò a Zeus per te. Ancora questa storia. Febe. Ne abbiamo già parlato. Lo so, lo so. È solo un'aquila. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ti sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa, nel vigneto. Che hai detto? Vigneto. Malaca. Malaca è un'imprecazione, Dice che il vino lo renderà ricco. Allora, da quando Marco ha un vigneto? A che punto della strada Versami vado da lui? Da quando Marco ha un vigneto? Da quando possiede un vigneto? Da ieri, credo. Quindi Marco, che mi deve dei soldi, ha comprato un vigneto. Come ha fatto? Non lo so. A che punto della strada Versami? E dove Versami? Si trova la nuova meravigliosa tenuta di Marco? Sai la statua di Zeus sul monte Enos? Ah, lì. Più a sud. Ok, vado da lui. Beh, suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Avverto Marco del tuo arrivo. Ora sti due. Vediamo che mi dice. Scelte. Le scelte che farei avranno un impatto più o meno visibile. Valuta attentamente le tue opzioni, poiché alcune scelte influenzano la trama e sono permanenti. Direi no. Siete morti, ricombattiamo fuori di qui. Ora basta. Dite a quell'idiota di un orbo che se il ciclope gli cavo l'occhio buono e lo do in pasto alla mia aquila. Grande, grande Alexios. Cattiveria allo stato andrò brado. Marco, appena sarò pronto. Ok, andrò da Marco appena sarò pronto. Ricompensa club sbloccata. Diversi oggetti sono stati aggiunti al tuo inventario. Visualizza l'elenco di oggetti bonus. Però penso che devo salire là sopra. Vediamo un po' come possiamo salire. Forse di qua. C'è una scala, sì. Ok, saliamo. Posso arrampicarmi con A, ovviamente, mi dice. Tanto questo parla. Ok. Ci siamo. Raccogli. Vediamo un po' che abbiamo... Abbiamo una cintura di Mistos. Vabbè, andiamo a vedere un po' l'attrezzatura. Andiamo un po' sul menu, così lo vediamo anche insieme. Allora, sotto dobbiamo mettere... Spada del bandito.
Qui abbiamo però, queste le ho prese io da Ubisoft, ragazzi, da Uplay. Abbiamo la spada arcana, però livello 5 richiesto, e anche l'ascia micenea, ascia pesante speciale, sempre il livello richiesto 5. Quindi adesso al momento possiamo mettere solo questa, che è livello 1. Ok, e quindi l'abbiamo messa. Poi, cosa facciamo? Direi di andare a mettere l'arco. L'arco della tracia? No, non me lo fa mettere. Non me lo fa mettere, vedete? Perché purtroppo è livello 5. Quindi niente arco. Dentro la borsa che abbiamo, abbiamo l'arco rotto. Quindi niente, dovremmo ripararlo. Sicuramente ci sarà il modo per ripararlo. Questo lo vedremo più avanti. Vediamo un po' l'attrezzatura. L'elmo, sempre livello 5 richiesto, non me lo fa mettere. Uguale. Magnifici parabraccia micenei, pure questi li ho presi. Niente, sempre livello 5, dobbiamo aspettare, ragazzi. Qua invece abbiamo sempre un livello 5, che è la magnifica cintura micenea. Oppure questa che possiamo mettere, che mi dà 6 di armatura. Va bene, mettiamola. Più 4% danno guerriero, come vedete è molto ruolistico qua. Bello, mi piace. Di qua che abbiamo, uguale. Sempre l'armatura, magnifico pettorale miceneo, che dà bei danni al guerriero. Danne, anche più 3% danno asce pesanti. Molto bello, molto bello. C'è anche la descrizione. Però mettiamo questa, che è l'unica, tunica da Mistios. Va bene. E poi i gambali, niente, non li posso mettere. Gambiere micene, niente, non li posso mettere, ragazzi. Sempre livello 5, dobbiamo attendere che andiamo avanti. Poi quindi, questo è l'inventario, abbiamo visto il tutto. Poi missioni, qua mi dice le missioni, come vedete, eccola qua. Dobbiamo andare da Marco e parlare con lui. Ovvio. Abbiamo già scoperto mappa. Ecco qua la mappa, bellissima. Veramente figa. Molto grossa, guardate le varie regioni: Malide, Folcide, Beozia, Locride. Fatta benissimo: Eubea, Sciro, Andro, Delo, Ceo, stupenda, Argolide, Idra, Serifo, Espera, Arcadia, Acaia, Elide. Stupenda, veramente ricchissima. Poi abbiamo missione inventario abilità, vediamo un po' com'è il menu delle abilità. Ah, qui possiamo uscire. Vedi, salire di livello, ottenendo abbastanza XP, sali di livello e guadagni un punto di abilità da spendere per acquistare appunto un'abilità. Le nuove abilità vengono progressivamente sbloccate e potranno essere potenziate. Andiamo a vedere. Ci sono quelle per cacciatore, per guerriero, per assassino. Poi le vedremo nel dettaglio se andiamo avanti ovviamente col gioco, se volete voi che andiamo avanti con una bella serie su questo gioco. Io, ragazzi, però a questo punto mi fermerei qua, perché già lunghetto fa tutta la presentazione del gioco. Spero vi sia piaciuta questa presentazione, spero che vi piaccia il gioco stesso, così portiamo una serie. Intanto l'ho messo, come detto già all'inizio, alla scoperta della nuova rubrica qui sul canale del vostro Lollo. Mi raccomando, like e condivisioni, fatemi sapere con i commenti se vi piace. E ci vediamo alla prossima, magari ancora con Assassin's Creed Odyssey. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.